Roma, la città eterna, dove il tempo sembra essersi fermato. Città che tra le sue meraviglie più conosciute nasconde miti e leggende. Una di queste si trova in piazza Vittorio Emanuele II, dove si cela una delle testimonianze alchemiche più importanti del mondo. La Porta Alchemica. Si tratta dell'unica sopravvissuta delle cinque porte di Villa Palombara, edificata nella seconda metà del Seicento dal marchese di Pietraforte, Massimiliano Palombara. La Porta Alchemica, conosciuta anche come Porta Magica, Porta dei Cieli o Porta Ermetica, fu spostata nell'attuale posizione quando la villa fu demolita nel 1800. Successivamente le vennero collocate ai lati due statue che rappresentano Bes, divinità egizia, protettrice dalle forze del male. Le due statue, infatti, sembrano proprio far da guardiane alla porta. Il marchese, essendo un grande appassionato di alchimia, decise di realizzare un laboratorio nel seminterrato della sua villa sul Colle Squilino. La leggenda narra di un pellegrino misterioso, l'alchimista Francesco Giuseppe Borri, il quale, per le sue doti, venne ospitato dal marchese nella sua villa, con l'obiettivo di trovare un'oscura pianta in grado di produrre dell'oro. L'uomo fu poi visto scomparire attraverso la porta alchemica, lasciando dietro di sé alcune pagliuzze d'oro e un manoscritto colmo di enigmi e simboli magici, riconducibili al segreto della pietra filosofale. Il contenuto del manoscritto venne fatto incidere dal marchese sulle cinque porte, con la speranza un giorno di poterlo far decifrare. Si narra inoltre che chiunque riesca a pronunciare le incisioni nell'ordine giusto possa attraversare la porta e recarsi in un'altra dimensione-tempo. È stato anche ipotizzato che il manoscritto del pellegrino potesse essere in realtà il manoscritto Voynich, il libro più misterioso del mondo. Sul frontone della porta alchemica si trovano due triangoli sovrapposti e alcune iscrizioni in latino, mentre alla base troviamo incisa una frase che recita: «Si sedes, non is», «Se siedi, non vai», che al contrario si può leggere come «Si non sedes, is», «Se non siedi, vai». Infine, i simboli alchemici che appaiono sugli stipiti rappresentano una successione dei pianeti, ognuno associato ad un metallo. La porta alchemica rappresenta un passaggio storico verso un nuovo modello spirituale ed è ritenuta ancora oggi uno dei luoghi più magici della capitale.